Eh sì, ve l'avevo promesso e oggi sono qui. Ciao, Vale. Ciao, Bruno. Come stai? Bene, grazie. Te. Cosa ti sembra? Mi fa strano, finalmente ti vedo. Ma anche, finalmente, anche a me, finalmente anche è tornato me. Bruno con noi. Anche a me sembra strano. Ma quando sei bello, Bruno? Essere qui, guarda, vicino a uno splendore <ride> come te, eh, non potevo che farmi bello oggi. Ma sei bellissimo? Non che, ci sono parole? A parte che bello è un po'. Esagerato! Eh. L'importante è che stai bene, io sto, io sto abbastanza bene, sto riprendendo il movimento. Abbiamo io e Bruno abbiamo avuto un'esperienza brutta, Imm brutta. Immagino brutta. Difatti, io approfitto per oltre 50 giorni, il nostro Bruno 56 è, stato giorni, 56 è stato in ospedale giorni. per ricordare volevo, i nostri amici. Volevo eh, sicuramente dire che io ho incontrato una brutta bestia, ma veramente brutta, e invito tutte le persone che eh, non vogliono fare i vaccini, no? va benissimo, ognuno la pensi come vuole. Sappiate che dall'altra parte c'è una bestia bruttissima. E io l'ho detto anche in occasione di così, eh, racconti con, con gli amici, in questi giorni, e come tutte le bestie brutte, noi in questo momento siamo in guerra, siamo in guerra contro un nemico che oltretutto non conosciamo. Io che ho passato questa esperienza vi invito a non trascurare il nemico. Bisogna conoscerlo per affrontarlo, perché le guerre si vincono conoscendo il nemico. Bisogna rispettarlo e conoscerlo bene per poi vincere. Io ho vinto, sono qua. Mi sono rimasti dei segni, naturalmente non sarò più il Bruno di prima, però ce l'ho fatta. Non abbiate mai, non mollate mai, non abbiate paura, che se la volontà vostra diventa più forte del male, voi vincete. Mi raccomando, pensatela come volete, nella libertà vostra, ma anche di chi vi sta vicino. Fate come credete, però sappiate che davanti avete una brutta bestia. Valentina, io mi sentivo di dire questo. Hai fatto bene, hai fatto benissimo, così anche i nostri amici che ci guardano vedono e capiscono tutta certo. la situazione, quello che hai passato, come ne sei uscito e quello che possono aver passato altre persone. Come però, però oggi io vorrei, vorrei stare allegro, passare una giornata, una giornata, dieci minuti, un quarto d'ora con te. E con un nostro ospite eh che sì, abbiamo, noi oggi abbiamo un ospite in speciale. collegamento, Massimo Basile. Ciao Massimo. Ciao Max. Buongiorno a tutti. Io vorrei raccontare un attimino quella che è così la vita di Massimo Basile, che eh, io conosco da, da un po' di tempo, Valentina. Ho apprezzato, eh sì, innanzitutto ho apprezzato il personaggio. E ho apprezzato la sua umiltà. Eh, sì. Un personaggio del genere come Massimo Basile, abituato ad ambienti di lusso, abituato eh, a, con il lavoro che fa ad avere contatti con delle, eh, sì. dei personaggi in tutto il mondo, non soltanto eh, certo. dove lui abita. Nazionale, internazionale. Merita rispetto. Allora io dico, racconto un attimo: lui nasce nel. 75 vero Massimo? Eh sì, 46 ormai. Ecco, ma. Guardate, al... alla grande. E. Eh, 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 sì, giovanissimo si trasferisce in. Eh, lui eh, vive a Londra e poi, giovanissimo, si trasferisce in Svizzera, nella bellissima Lugano. Io ci sono stato a Lugano, molto bella. Io non ci sono mai stata. Eh beh, io quando ho conosciuto Massimo perché io ho conosciuto Massimo nel 2015 a Venezia la prima volta, e poi nel 2016 a Monte Carlo, perché lui ha fatto parte di una giuria e mi ha dato un premio. E là ci siamo conosciuti, e poi, <ride> e poi, la, poi la racconti meglio, Massimo. Io volevo dire che eh, tu hai fatto un'esperienza nel, nel casino di. Ho fatto Londra, Strasburgo, Lugano. Ecco, vedi quanto è bello ah, sì. avere direttamente la persona che, ah, sì. che racconta la sua storia. Sì, Ma sì, sì. attualmente, guarda, io te la faccio dire a te: attualmente tu dirigi dei magazine, tu sei un. sei inserito nell'ambiente della moda anche, vero? Sì, moda e diciamo il lusso. Uh, inteso a 360 gradi, diciamo spazia da quello che può essere il motoring, ai gioielli, orologeria, eventi, fashion, tutto quello diciamo che può essere considerato lusso, soprattutto quello che oggi chiamiamo lusso di nicchia, che diciamo è il lusso, un po' diciamo più inaccessibile. Ecco. Però è un, è un mercato sempre più interessante e che nonostante la crisi e questo brutto periodo che c'è stato è stato comunque un settore vincente che ha fatto numeri importanti. Allora, certo. la tua rivista, se non sbaglio, la tua rivista è il Celebr Magazine, World, vero? Sì, noi abbiamo... Poi hai anche, tu sei editore e fondatore, poi hai anche mo, eh, altre riviste, se non sbaglio. Monaco... È Nova. nata la quarta, è nata la quarta, di proprio voi portate... Portate, diciamo, la, 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 la battezziamo, diciamo. Eh, perché abbiamo appunto Celebre Magazine World, che, diciamo, è proprio mh, la nostra punta di diamante del lusso a 360 gradi. Poi abbiamo eh, il magazine Monaco Woman che si occupa proprio del lusso del mondo della donna a Monaco. Poi abbiamo e questi due sono in, solamente in inglese. Eh, poi abbiamo Rinascimento Magazine eh, che è in italiano, e proprio oggi è nato il Masaniello che è un, un, un magazine sempre diciamo di tagli un attimino più eh, popolare proprio perché eh, l'editoria va anche diciamo coperta a 360 gradi quindi si necessitava anche di avere questo tipo di prodotto fermo restando che eh, il core business resta sempre il lusso perché alla fine eh, è quello che premia ecco Ecco, io volevo, volevo dire una cosa, Valentina. Eh, questa trasmissione nasce per dare spazio all'arte, alla cultura, sì. e a coloro che hanno, alla musica, a coloro che in, questi, in questo anno e mezzo hanno avuto delle grandi difficoltà. Parlare di lusso oggi sembrerebbe fuori luogo, no? Perché noi abbiamo invitato un personaggio che ha eh, naturalmente galoppato nella sua vita per arrivare a certi luoghi. Ha, ha fatto la sua ha gavetta. Ha fatto la sua gavetta. Ed è anche giusto che parli di un certo ambiente che ha avuto delle difficoltà. No, Massimo, anche l'ambiente del lusso ha avuto difficoltà. Certo, certo, assolutamente. Eh, il lusso ha avuto le, delle difficoltà. La grande forza del lusso è che dietro a questi brand del lusso ci sono grandi menti che eh, al problema reagiscono con, eh, con positività e eh, al nascere del problema non stanno a pensare al problema, cercano già la soluzione e di fatti si è visto come il lusso nel breve eh, subito dopo il periodo Covid, ok, ma dopo il tempo di reazione, diciamo, valido, hanno subito sono subito corsi ai ripari con idee eh, di mercato diciamo geniali, proprio perché il, valore, il grande valore aggiunto di queste grandi realtà del lusso sono, ma non solo nel lusso, in tutte le realtà. Il valore aggiunto è la risorsa umana. Se oggi eh, ancora si fa fatica a capire che l'azienda vincente è quella fatta da grandi persone, quell'azienda non va da nessuna parte. Che sia lusso, mass market o quello che sia, perché quando c'hai dei grandi manager, delle grandi menti, esce il problema, non si pensa al problema, si pensa alla soluzione, i tempi di reazione si accorciano, e la soluzione arriva prima e il problema, non dico che è risolto, ma nel breve tempo viene risolto e addirittura poi si ritorna a fare, nel caso del lusso, utili e in realtà importanti. È un esempio stupido, eh, non mi ricordo qual era il brand se era Hermès o Vivitone, comunque dopo il, co il primo giorno che hanno potuto riaprire il loro flagship a Pechino mi sembra che hanno fatto tipo 2 milioni di euro in un giorno. Ecco che lì ehm, si vede proprio la, la, il valore aggiunto della delle, delle persone del management e, diciamo tutto quello che eh, le risorse umane di, di, di un'azienda vincente ecco io Qual è il tuo motto max non c'è mai una seconda occasione per fare non c'è mai una seconda occasione per fare una prima buona impressione oscar Wilde oscar Ma io, io, Wilde, io, valentina io volevo, volevo chiedere una cosa a max certo no, tu hai un amico in comune sei con max ah sì fabio Lamborghini Ah, ti salutiamo eh. ciao Fabio ti mandiamo i saluti ma speriamo di vederlo perché sì. io l'ho intervistato oltretutto, oltretutto Massimo eh, io mi ricordo ti ho intervistato circa un anno fa appunto sì. eh, all'inizio del covid no? esatto, esatto. a marzo aprile è stata un'intervista che mi è piaciuta moltissimo è piaciuta anche ha avuto parecchie visualizzazioni io volevo chiederti una cosa vediamo sì. se sei d'accordo Valentina mm. Max, tu ci vedi, no? Noi siamo mm. due belli. Non sì, è che per certo. caso nelle sfilate, in qualche sfilata, noi potremmo fare la nostra parte? Ma assolutamente sì, perché come, come le, i grandi marchi del fashion. Puntano alle a carvi, le, le diciamo le donne diciamo, in curve e quant'altro oggi veramente si spazia. Le, le agenzie di moda ricercano a 360 gradi si, si ricerca anche il bell'uomo sessantenne per le linee sartoriali dell'uomo, diciamo Beh, fashion e quant'altro. Come... Quindi, tu sei, ass sei assolutamente papabile. Guarda, anzi, non so ancora, non stato... capisco... eh. ancora non capisco perché non stai sfilando. Ah, Max, ecco, è, vuoi... è uscito dall'ospedale, è diventato un figurino. Eh, cavolo, eh, bisogna se sempre... un figurone e continua a farlo ancora. Era In ogni cosa bisogna guardare sempre il positivo. Un paio certo. di taglie le hai perse? Come? Un paio di taglie le hai perse? Io direi di averne persi anche tre taglie, sai? Ecco, vedi? Quindi vedi che non tutto il male viene per nuocere. No, no, di fatti sono contento perché ho recuperato tre bei vestiti. Ecco, cerchiamo di codevano, far sì adesso... che continui ad usarli e non prendi le taglie. Continui a prendere i vestiti e non le taglie. Comunque, senti, <ride> mi viene da ridere perché io non lo so quanto duro, perché mi piace troppo lo spiedo. È il pitinteccia che qua se fa ben on Mi piace qualsiasi eh. tipo di cibo, perciò. O Valentina mi tira le orecchie quando vede che se vado su di qualche. E che tiro. mangio anch'io il problema, è quello <ride> sono non goloso anch'io, Max. Bene, eh, ma noi siamo arrivati quasi alla fine, ma. sì? Max, Massimo, Dimmi. Siamo arrivati quasi alla fine, sai? Purtroppo il tempo ci è un po' ritirato. È tiranno. Eh, io direi che. L'aver dialogato con te, aver sentito la tua filosofia di vita e la tua esperienza di vita per noi è stato eh sì. molto molto interessante. È stato interessante. Spero che eh, ci risentiamo presto. Spero che tu possa sì. venire a Venezia. Che così, E eh no? È ora! Anzi, eh sì. in quel di Conegliano, dovresti venire che ah. è un posto! <ride> Poi noi lo colleghiamo assolutamente. Con i Ecco, con grande allora, piacere, io lascio la chiusura a Valentina, ti ringrazio infinitamente, ti abbraccio e ti ringrazio di aver partecipato a questa trasmissione. Grazie Max, sono... Grazie, Max, siamo contenti che sei stato con noi. Io, dopo Monte Carlo, finalmente ti rivedo anche attraverso lo schermo, ma va bene così, e... è stato un piacere averti conosciuto. Uh, tempo indietro quindi ci saranno occasioni per rivedersi, rivedersi. c'è cioè, tanta voglia di fare in giro e appena sarà possibile sono tutti pronti col semaforo verde, ripartiranno eventi serate, tutto ripartirà perché c'è una gran voglia di fare certo. bene quindi un come... modo di rivederci io ti mando la mia taglia tu mandi la tua taglia certo. e poi le sfilate Perfetto. le, le co possiamo cominciare qua eh? Ma sì, l'importante è cominciare. Esatto, esatto. Come subito ecco. andare avanti, mai fermarsi. Vai fermarsi. Mai fermarsi. Giusto. Ciao, Ciao Massimo. Ciao Massimo, grazie, grazie, grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie. Grazie, grazie a voi. Infinito. Eccoci qua, siamo ritornati, abbiamo avuto una bellissima conoscenza, il nostro amico e ve l'abbiamo fatto conoscere a tutti voi, Massimo Basile. Sì. io stato... l'ho conosciuto un anno fa, un personaggio straordinario. Eh, sì. E sono proprio felice di aver riaperto la serie di trasmissioni con un ospite così importante. Io sono contenta di riaverti qua con me. <ride> E grazie, continuare le prossime grazie. puntate. E io sono contento di essere tornato a far compagnia ai nostri ascoltatori, ai quali mando un grande bacio, un grande abbraccio e un saluto. Veramente Ragazzi, di cuore. ci vediamo la prossima settimana sempre qua su Veneto Globe.